parlavo con il ministro, non potevo certo interromperla. Lei mi capisce, vero Gianluca? Ha inviato dell'ottimo materiale e superato brillantemente i colloqui, nonostante non sia laureato. Ma noi non ci soffermiamo sui titoli di studio. Si sa, i geni sono sempre andati male a scuola. Io andavo bene. Ah, sì? Insomma, siamo fieri di offrirti una collaborazione fondamentale per la tua carriera di scrittore. Dovrai dedicarci giorno e notte. Ma avrai in cambio una famiglia che si prenderà cura del tuo straordinario talento. D'ora in poi Gianluca dovrai avere fiducia in te stessa. Ti verranno sottoposte tutte le direttive aziendali, all'interno delle quali potrai esprimerti liberamente, sia chiaro. Quanto mi date? Prego? Quanti soldi mi date? Mi prendi alla sprovvista. Su via, Gianluca. Non ti facevo così venale. Non lo so come mi faceva, visto che non mi conosce. Comunque, quanto prendo se lavoro con voi? Pensavamo ad un periodo di prova. Oggi come oggi non è facile entrare in un'azienda come la nostra. Noi stiamo rischiando. Ah, sì? Sì. E cosa? Lei mi sta proponendo di lavorare gratis, giusto? Ma vi rendete conto che mentalità? E io come vivo? Mangio il mio straordinario talento. Un mio amico è rimasto col culo per terra. Grazie a gente come voi. E hanno sfruttato il padre finché non è morto. Ma basta. Basta. Mettetevi nei panni di chi vuole lavorare. Come voi. Lasciate qualche cosa anche agli altri.